il Centro Culturale Paolo VI di Brescia ospita fino a domani il 6° congresso nazionale organizzato dall'Associazione Italiana di Riprotesizzazione, presieduto dal professor Alfredo Savarese, noto chirurgo ortopedico, direttore dell'unità operativa di ortopedia presso l'Istituto Clinico San Rocco di Ome, in provincia di Brescia. Una a due giorni che pone al centro le tecniche e le metodologie della riprotesizzazione articolare, in modo particolare di anca, spalla e ginocchio, al quale prendono parte i principali interpreti di questo tipo di chirurgia. La riprotesizzazione è un sistema di sostituire delle protesi già impiantate che col tempo si sono andate via via usurando, creando quindi nel paziente protesizzato decine di anni fa delle patologie nuove, soprattutto caratterizzate sul piano clinico da dolore, limitazione funzionale, e sul piano radiografico da usura della protesi e usura anche dell'osso che le ospita. Sorgono in queste condizioni necessità organizzative della struttura in cui viene poi operato il paziente, e quindi la disponibilità di strumentari molto sofisticati, di osso di banca per sostituire l'osso mancante intorno alle protesi che si sono usurate, e per questo le strutture presso cui si lavora oggi in Italia hanno una specializzazione molto importante. Soprattutto in Lombardia abbiamo la banca dell'osso che ci rende disponibile tutto l'osso di cui necessitiamo durante gli interventi chirurgici. La riprotesizzazione è una branca della disciplina ortopedica che si sta diffondendo sempre di più per via del numero sempre maggiore di protesi messe nel mondo. In Italia si contano 60.000 interventi all'anno, molti dei quali sono di sostituzione di vecchi impianti. In questo l'AIR si ripropone di creare dei chirurghi all'altezza del compito importante, perché si tratta di una chirurgia estremamente complessa, molto delicata, che comunque ci permette con le tecnologie attuali di rimettere in piedi il paziente già dopo due giorni dall'intervento chirurgico di riprotesizzazione. Le articolazioni interessate a questo processo sono soprattutto l'anca, la spalla e il ginocchio. Ho il piacere e l'onore di aver invitato, e tutti hanno accettato molto volentieri, i principali interpreti di questa chirurgia, i principali chirurghi di riprotesizzazione in Italia. Abbiamo anche diversi ospiti stranieri che porteranno l'esperienza europea.